signore e signori, buon pomeriggio da Correggio per Piccardo TV. Siamo qua con Mister Dall'Asta a commentare una sconfitta, ahimè, meritata. Però, insomma, vediamo di salvare qualcosina. Che cosa si può salvare nella partita di oggi? Poco. Oggi poco, insomma, perché la partita si è incanalata da subito male. Loro hanno avuto il predominio territoriale, il predominio della palla subito. Noi abbiamo concesso degli errori troppo grossi per questa categoria e ci hanno punito subito due volte e sono andati in doppio vantaggio contro una squadra che è molto brava nel palleggio, nel tenere palla, nel farla girare, nel trovare gli spazi. E dopo è sempre stata una gara ad arrancare, ad inseguire, a cercare di... C'è stato un momento all'inizio del secondo tempo che ci eravamo rimessi un po' in carreggiata e sembrava che qualcosina si potesse fare. In quel momento abbiamo perso anche Mezgur per un problema. Dopo, insomma, è tutto complicato. Quindi una giornata storta contro un avversario molto forte da farla archiviare subito il prima possibile e pensare in prospettiva davanti. Ma è più un problema di mentalità o proprio di gioco? Cioè, nel senso, si sono viste anche tante imprecisioni, quasi appunto timorosi, secondo me, un po'. Ma oggi, guarda, non so se il discorso di timorosi o non timorosi, il fatto oggi che, ti dico, bisogna anche essere un po' obiettivi e quindi quando incontri un avversario di questo genere qua, e credo che... Penso, non voglio azzardare troppo, ma che sia l'unica squadra che abbia questo potenziale, questa capacità di, come dicevo prima, di far girare la palla, di trovarla, perché non hanno un giocatore che non sbaglia mai uno stop, un passaggio sulle cose fondamentali. E quindi noi eravamo in difficoltà e quindi dovevamo sempre inseguire. E in più mettiamoci, come dicevi tu, degli errori anche di passaggio e non davamo continuità di giocata e la palla tornava sempre loro, troppo alla svelta. Posso, l'ultima domanda, contro questa squadra un errore come quello, secondo me, dell'arbitro sul rigore proprio non ci voleva. Guarda, io non sono in grado di dirti se è un errore o non è un errore. Quando ho alzato la testa ho visto un po' il giocatore a terra, cambio, secondo me non gli stava facendo niente, però non ho visto la fase iniziale. Comunque ci sono le immagini, guarderemo, anche se ormai è andata e quindi non ci si può più fare niente. Archiviamo la partita e forza Piccardo per la prossima. Okay.